Siamo tornati in nuovi studio con i nostri ospiti, il dottor Pellagalli e il dottor Battelli, sempre per parlare del tumore ovarico. Ecco, dottor Pellagalli, vogliamo un attimo parlare del trattamento chirurgico del tumore ovarico? In che cosa consiste esattamente? Allora, il trattamento chirurgico del tumore ovarico è sensibilmente cambiato negli ultimi anni in base agli studi che hanno svolto i nostri oncologi, studi doppio cieco, doppio controllo, per valutare qual era l'impatto della chemioterapia sul tumore ovarico e quando questa terapia fosse più efficace, se prima, dopo la chirurgia o con una chirurgia non particolarmente aggressiva o con una chirurgia molto aggressiva. Oggi noi abbiamo un protocollo internazionale in cui l'ospedale di Macerata è inserito, che prevede uno step dietro l'altro in modo tale da portare la paziente non solo ad avere la diagnosi in tempi certi e una diagnosi di adeguatezza, ma soprattutto fare una stadiazione che ci consente poi di effettuare una chirurgia che deve avere determinati canoni. Il principale canone di questa chirurgia oggi è quello di portare la malattia al livello zero. Cosa vuol dire? Asportare tutto il tessuto che è presente all'interno dell'addome della paziente, ma non solo a livello dell'addome, a livello del diaframma e a volte anche in altri distretti più distanti, come a livello polmonare. Si è visto che la chemioterapia, che può essere fatta dopo l'intervento chirurgico, per azzerare completamente l'effetto della malattia, ha un maggior successo quando la malattia chirurgicamente è stata ridotta ai minimi termini, quindi quando è stato fatto un R0. Questo spiega per quale motivo questa chirurgia non può essere fatta da un uomo singolo, ma deve essere fatta da un gruppo di persone che lavora in sintonia, in sinergia, affinché tutte le possibili complicanze, anche tutte le possibili difficoltà che emergono in interventi di questo genere possano essere risolte. Se noi facciamo un esempio banale di un tumore ovarico che interessa le ovaie, l'utero, il peritoneo e alcune anse intestinali, ovviamente l'intervento chirurgico in che cosa consisterà? Nell'asportazione di tutta la massa neoplastica, quindi del tumore ovarico, dell'utero, delle parti interessate della vescica e poi dei tratti intestinali interessati dalla malattia. In più si procederà ad asportare anche tutto l'apparato linfatico che drena la malattia verso la linfa e anche tutti quegli organi o comunque parte di essi che possono essere interessati dalla malattia. Quindi, per esempio, laddove si è interessato una parte del fegato si può asportare quella parte di fegato, laddove è interessata la milza si può asportare la milza, laddove è interessata l'appendice, l'appendice, la colecisti e via di seguito. Questi interventi, paradossalmente, che possono sembrare estremamente distruttivi, hanno un esito il più delle volte molto favorevole. Questo perché? Perché nel contempo che gli studi hanno dimostrato l'importanza di fare un intervento chirurgico radicale a questo livello, è migliorata la tecnologia che noi utilizziamo, quindi una tecnologia che ci permette di usare pochissime suture. La maggior parte dell'intervento viene condotto con strumenti ad ultrasuoni e i tessuti che vengono asportati o che vengono ridotti di dimensioni e così via sono tessuti che vengono grandemente rispettati chirurgicamente. Pertanto la ripresa della paziente è una ripresa il più delle volte molto rapida che si conclude nel giro di 5-7 giorni senza complicanze particolarmente eccessive laddove l'intervento sia stato condotto con perizia. Per far questo, sono coinvolti il ginecologo, in primis, che è colui che conduce l'intervento, il chirurgo, può essere coinvolto l'urologo, può essere coinvolto l'internista, l'oncologo, che spesso nella nostra sala operatoria è presente durante l'intervento al fine di valutare insieme quale indirizzo dare al nostro approccio chirurgico, e quindi alla fine un'equipe molto complessa che solo pochi centri possono avere, tutta interamente dedicata alla paziente che viene sottoposta all'intervento. Antecedentemente a questo, per decidere se una paziente debba essere operata o non operata, occorre fare una stadiazione, che non è solo la stadiazione che si fa con la TAC, la risonanza magnetica e così via, ma è una stadiazione visiva che si fa attraverso una laparoscopia. Ovviamente fare una laparoscopia in addomi che sono pieni di malattia, pieni di liquido e così via può essere una tecnica che richiede una grande perizia e anche questo deve essere fatto in centri adeguati. Noi a Macerata, grazie anche all'ausilio dell'oncologia, della chirurgia e così via, abbiamo creato questo centro, abbiamo creato un percorso dedicato specificatamente a questa malattia. Quindi la paziente viene screenata, viene poi sottoposta a una laparoscopia, viene dato un criterio di operabilità o non operabilità, le pazienti non operabili vanno
in chemioterapia in attesa dell'intervento, le pazienti operabili sono operate d'amblè e successivamente sottoposte a chemioterapia. Ecco, questo di cui hai accennato è il percorso diagnostico terapeutico assistenziale? Sì, esatto, ecco. È il PDTA, quello di cui si parla molto frequentemente. Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale è fondamentale ed è diciamo un percorso che è stato voluto fortissimamente dall'ASUR e quindi promosso dal Sistema Sanitario Nazionale. Perché questo? Perché permette alla paziente di non girovagare per mille lidi, ma di trovare immediatamente un percorso che la porta rapidissimamente alla diagnosi e alla cura della terapia. Benissimo. Se, quindi all'assistenza alla paziente dall'inizio alla fine del trattamento? Sì, sì, assolutamente. Non appena viene documentata la presenza di una tumefazione ovarica, questa paziente può accedere al nostro servizio in maniera rapida col Servizio Sanitario Nazionale e in tempi assolutamente brevi. Ecco, e quindi le pazienti come possono accedere a questo servizio? Io lo spiego, dottore, brevemente come funziona. La paziente che fa un'ecografia o dal suo ginecologo o un'ecografia generica addominale in un centro diagnostico o che ha una segnalazione da parte del suo medico di famiglia, è sufficiente che tramite il medico di famiglia o il suo ginecologo curante chiami la caposala dell'unità operativa di ginecologia ostetricia di Macerata, verrà messa entro pochissimo tempo, massimo 7 giorni, considerando da lunedì a lunedì, se non di meno, quindi 3-4 giorni, in un percorso che in una mattina la sottopone a tutti gli accertamenti necessari per arrivare alla diagnosi. Questo cosa significa? Significa che un gruppo di specialisti ultra dedicati a questa materia sottoporrà la paziente a un colloquio informativo, anamnestico, per tirar fuori le notizie di cui parlava prima il dottor Battelli, cioè per studiare il nucleo familiare all'interno del quale questa malattia nasce. Sarà sottoposta a un'ecografia ad alta risoluzione che ci consentirà di vedere che tipo di cisti ovarica è e che tipo di situazione all'interno dell'addome si è verificato. Successivamente ci sarà, sempre nella stessa mattina, un incontro con l'oncologo e con il ginecologo per decidere il percorso da fare e, in ultimo ma non ultimo, un colloquio con una psico-oncologa che aiuterà ad impostare il discorso con la paziente perché la preparerà a ciò che le aspetta nei mesi successivi e fino anche poi alla diagnostica finale e all'ingresso nel percorso operativo. Ecco, quali specialisti, dottore, sono coinvolti nella diagnosi, dell'organizzazione del trattamento? Il team del nostro centro, ma che poi in realtà è un team che fa riferimento ai centri ormai universalmente accreditati e conosciuti, è costituito dal ginecologo-oncologo, da un gruppo di ginecologhe che lavorano nella fase diagnostica ed operativa, quindi al servizio ecografia, alla valutazione della compliance della paziente, dello stato di salute e così via, una psico-oncologa che si occupa di far capire alla paziente quali saranno le problematiche interiori che lei potrà vivere durante questo tipo di percorso, e poi il chirurgo, esperto di chirurgia generale, perché comunque sia una malattia che si sviluppa all'interno dell'addome, dove c'è una grossa componente, il nefrologo o comunque il nefrochirurgo per quelle problematiche che possono interessare la vescica e gli ureteri, e poi il medico il clinico medico, colui che invece si occupa di valutare le condizioni cliniche generali della paziente, e in ultimo, ma non ultimo, tutta la parte diagnostica che è rappresentata dalla radiologia, quindi dalla TAC, dalla risonanza magnetica e così via. Questo team di specialisti lavora tutto insieme, sinergicamente, solo per quella determinata paziente. Bene, quindi c'è una grande organizzazione dietro. Una grande organizzazione che richiede molta dedizione, richiede anche molta umiltà perché questa è una malattia molto aggressiva e quindi molto spesso non bisogna cedere a quella velleità di dire ok, riusciamo a fare tutto, facciamo tutto bene per la paziente in modo tale che il beneficio finale sia principalmente per la sua qualità di vita. Bene, bene. Dottor Battelli, quanto è utile quindi condividere le scelte terapeutiche in oncologia? Non esiste una buona oncologia se non si ragiona insieme, non si ragiona in squadra. Non può esistere una buona ginecologia, non può esistere un buon chirurgo se non condivide le proprie scelte con i colleghi. Quindi la multidisciplinarietà è fondamentale. Faccio l'esempio della breast unit. Nelle Marche esistono 5 breast unit e noi abbiamo una breast unit dell'area vasta 3 che è sicuramente importante, coordinata dal dottor Decembrini.
settimanalmente, tutti i mercoledì noi ci incontriamo e a queste riunioni sono presenti il chirurgo senologo, l'oncologo, il radioterapista, il radiologo che fa vedere le proprie immagini e quindi sulle immagini ragioniamo anche su quello che può essere l'approccio chirurgico o al contrario trattamenti che devono essere fatti prima della chirurgia. C'è il patologo, l'anatomopatologo, il dottor Ferrara, è un aspetto fondamentale. Oramai il patologo in tutte le riunioni multidisciplinari è quello che fa la differenza perché riesce a identificare delle situazioni patologiche che ci possono indirizzare, come dicevamo prima, verso un trattamento piuttosto che verso un altro trattamento. Spesso a queste riunioni sono presenti anche gli psicologi, i fisiatri, i medici nucleari, cioè un'equipe, un gruppo che permette veramente di arrivare a una certa qualità. Stiamo cercando di coinvolgere anche i medici di medicina generale perché riteniamo indispensabile la loro figura perché è ovviamente chi conosce meglio la malattia, chi conosce meglio il paziente. Il paziente spesso che noi vediamo o che non vediamo, vediamo soltanto una situazione clinica, magari ha anche delle patologie collaterali che dobbiamo conoscere per scegliere il miglior trattamento. Con il dottor Pelagalli abbiamo iniziato un percorso che addirittura ha fatto uno step successivo, cioè noi siamo abituati a discutere i casi clinici prima e dopo l'intervento in presenza della paziente. Bene. Non solo, bene, non solo è in presenza, cosa. È un'ottima cosa perché? Perché questo ci permette intanto di conoscere la donna, ci facciamo anche noi conoscere la donna, è presente sempre anche il radioterapista a questi incontri e questo è fondamentale perché anche nei controlli successivi noi riusciamo a essere presenti e quindi ovviamente è vero che è un dispendio di energia non indifferente, ma l'apporto qualitativo che noi diamo a queste donne è veramente notevole. Certo. Oggi la multidisciplinarietà fa crescere. E noi siamo riusciti nella nostra piccola realtà, perché Macerata è comunque una piccola realtà, a organizzare percorsi condivisi e quindi un incontro non solo in ambito ginecologico o in campo del tumore della mammella, ma il martedì pomeriggio ragioniamo con i nostri chirurghi su tutto quello che è la chirurgia addominale. Da poche settimane è arrivato a Macerata il dottor Siquini come nuovo direttore della chirurgia. Dottor Siquini ha iniziato il suo percorso con il professor Landi, quindi ovviamente un percorso nobile, importante e quindi anche questo tipo di confronto è un arricchimento anche perché quando si parla di chirurgia addominale, come diceva prima il dottor Pelagalli, parliamo di organi complicati anche da operare, dove talvolta non è necessaria la presenza di un solo specialista, ma di un'equipe che magari può subentrare anche a intervento iniziato. E con la dottoressa Servi facciamo incontri per quello che è tutto l'apparato urologico, con la dottoressa Capoccetti, che è la responsabile regionale dei tumori della tiroide e neuroendocrini, ci affrontiamo anche questo tipo di tumori che sono sicuramente molto meno frequenti rispetto a un tumore della mammella o un tumore del colon, però io credo che questo faccia dell'ospedale di Macerata, tra virgolette, una piccola realtà, ma sicuramente una realtà eccellente. Una bella realtà, certo. E dottore, adesso tornando un attimo a parlare delle pazienti, come le seguite nel tempo? Dipende da che tipo di patologia stiamo seguendo. Se la donna o l'uomo operato per una determinata patologia, ma visto che parliamo di tumore dell'ovarico, se la donna operata per un tumore dell'ovario è potenzialmente guarita, la mettiamo in un percorso, la prendiamo in carico, così si dice, ma rende bene l'idea, la prendiamo in carico e la incominciamo a seguire con controlli periodici, clinici, strumentali, ogni 3, 6 o 12 mesi. Se al contrario purtroppo ci troviamo di fronte a una donna che ha una malattia avanzata, dove purtroppo non possiamo più ottenere la guarigione, ovviamente il discorso è molto diverso, dobbiamo fare degli esami strumentali ogni 3, 6 mesi, quindi ripetere TAC, talvolta le risonanze, talvolta la PET, per capire come vanno i nostri trattamenti. E quindi purtroppo in questa situazione, non dico che ragioniamo di giorno in giorno, ma ovviamente la situazione è molto diversa dal punto di vista clinico. Ecco, di sicuro in questo secondo gruppo di donne noi dobbiamo puntare sia alla quantità della vita, quindi alla vita in generale, ma moltissimo anche alla qualità della vita, che è un aspetto fondamentale che le donne e gli uomini ci chiedono sempre di più. Certo, bene. Dottor Pelagalli, lei ha altro da aggiungere riguardo? Sì, ed è proprio per questo, proprio allacciandomi al discorso che faceva Nicola, che noi abbiamo istituito per primi nelle Marche, e questo diciamo, ci fa un grande piacere, un ambulatorio appositamente dedicato proprio in questo percorso, nel percorso oncologico dell'ovaio, e quindi però esteso anche a tutti gli altri tipi di tumori femminili, un ambulatorio dedicato tra l'altro aperto, quindi un ambulatorio a cui si può accedere anche senza appuntamento, quando una paziente necessiti di avere un semplice chiarimento,
quindi una cosa veramente di facile fruibilità. E questo ambulatorio, che ha un nome molto carino perché si tratta dell'ambulatorio per la cura e la tutela del benessere femminile, si occupa di tutta la parte che rimane dopo l'intervento chirurgico e dopo la chemioterapia. Ovviamente qui parliamo di interventi chirurgici innanzitutto che durano molte ore, quindi un intervento che richiede magari l'intervento di due equipe e che può durare dalle 6 alle 8 ore consecutivamente. Quindi un intervento che debilita, un intervento che va anche preparato. Bene, questo ambulatorio, che è gestito dalla dottoressa Piermartiri, è un ambulatorio che prende in carico la paziente prima dell'intervento, quindi ne valuta tutte le condizioni, il depauperamento proteico, il depauperamento fisico e muscolare, perché quasi tutte le pazienti che sono affette dal tumore dell'ovaio hanno una progressiva lisi muscolare e quindi un depauperamento delle loro funzioni muscolari, toniche, fisiche, che poi serviranno invece al momento dell'intervento nella fase successiva. Pertanto questo ambulatorio prima provvede a ripristinare queste riserve con integratori, con sostanze che sono appositamente studiate per questo tipo di funzione, poi le seguirà per i 5 anni successivi per quello che noi giudichiamo essere il loro fabbisogno quotidiano, quindi dall'attività sessuale, dai disturbi che possono derivare nell'ambito della sfera sessuale, coniugale, dal punto di vista amministrativo, perché non dimentichiamo, e questo il dottor Battelli lo sa benissimo, che tutte queste pazienti a cui noi offriamo questi percorsi sanitari sono delle pazienti che resteranno impegnate con noi mesi, ma sono pazienti che hanno lavori, che hanno necessità di certificazioni, che hanno diritto ad esenzioni, che hanno diritto a tutele legali che spesso non conoscono. Questo ambulatorio fa proprio questo, quindi si preoccupa da un lato di organizzare l'assistenza burocratica a queste pazienti, dall'altro lato di coordinare il dietologo, lo psicologo, il fisiatra, tutte queste figure rientrano tutte nel PDTA, e tutte quelle di migliorare tutte quelle condizioni che a seguito di un trattamento chemioterapico, radioterapico o chirurgico possano essere cambiate. Quindi, e che devono essere in qualche modo gestite quotidianamente dalla paziente. Questo ambulatorio è un ambulatorio a cui io tengo moltissimo, che ha riscosso un grande successo presso le pazienti perché non è di difficile raggiungimento, si può contattare il personale deputato con molta facilità e è sufficiente quindi essere immessi in questo percorso per poterne usufruire per almeno 5 anni. Beh, insomma, tutto quello che state facendo è molto, veramente molto importante, importante per la paziente. Bene. Dottor Battelli, si parla molto insomma di alimentazione, stile di vita, insomma quanto sono importanti per la prevenzione di questo tipo di tumore? Guardi, la prevenzione è l'aspetto più importante nel nostro operato. In effetti oggi se riusciamo a guarire il 65% di tutte le forme tumorali e l'85% delle forme di tumore della mammella lo dobbiamo grazie alla diagnosi precoce e soprattutto all'eliminazione di alcuni fattori di rischio. Consideri che un terzo di tutte le forme tumorali sono legate al fumo di sigaretta. Quindi pensare che solo il fumo di sigaretta possa provocare circa il 30% di tutti i tumori ovviamente la dice lunga. E tra l'altro sono spesso tumori mal aggredibili e purtroppo talvolta mortali. Ma un altro terzo di questo tipo di tumori è legato allo stile di vita. Quindi a un'alimentazione scorretta, a una poca attività fisica, alla purtroppo obesità, e sono tutte caratteristiche che purtroppo tendono a crescere e aumentare il rischio di sviluppare formazione tumorale. Ecco, quale dovrebbe essere l'alimentazione insomma da seguire per evitare poi questo tipo di tumore? Sicuramente l'alimentazione mediterranea ci aiuta molto. Le perché verdure, oggi la si frutta... parla di tante diete, insomma, vegana, vegetariana, proteica. Invece poi la dieta mediterranea diciamo è quella completa, che rimane. Ecco, è completa, talvolta noi facciamo riferimento al tipo di dieta, ma a volte sono anche la cottura dei cibi che ci possono portare dei problemi. L'esempio classico è la carne rossa. Se la carne rossa noi la cuciniamo ad alte temperature, magari sulla brace, per carità buonissima, però libera delle sostanze, i nitrati, che ovviamente sono potenti cancerogeni. Così come il sale da cucina. Il sale da cucina di per sé non è un cancerogeno, però può provocare un'infiammazione cronica della parete gastrica e questo ovviamente alla lunga può favorire l'insorgenza di un tumore. Io mi soffermerei molto sull'aspetto anche di alcuni alimenti che magari talvolta vengono abusati, così come gli alcolici, gli zuccheri, i dolci. Recentemente sono usciti dei dati che ci dicono che gli zuccheri, soprattutto quelli raffinati, no? La torta che faceva la nonna, effettivamente possono essere un po' di pericolo, però
nostre case spesso vengono abusate questi prodotti. Sì, è vero. E poi l'obesità. Dobbiamo pensare che l'obesità, che va un po' di pari passo con l'attività fisica, è un fattore di rischio per l'insorgenza di molte forme tumorali, così come il tumore della mammella. Il tumore della mammella nelle donne obese aumenta di circa 3 volte il rischio. Tumore dell'utero, che viene aumentato di frequenza nelle donne che sono in sovrappeso. E poi l'attività fisica. Pensi che l'attività fisica non è solo in grado di evitare l'insorgenza di un tumore, ma è fondamentale anche dopo che una donna o un uomo hanno avuto una forma tumorale. Nel tumore della mammella, dopo che la donna è stata operata di tumore della mammella, un'attività fisica intensa e costante è in grado di ridurre il rischio di recidiva del 10%, e questo vale anche nel tumore dell'intestino. Quindi fa parte della terapia, quindi tutti i nostri pazienti dovrebbero essere adeguatamente informati e anche istruiti per fare attività fisica e seguire un regime alimentare anche dopo, purtroppo, l'insorgenza della malattia oncologica. Che poi per attività fisica intendiamo anche una semplice passeggiata, insomma. Assolutamente, ecco. Assolutamente sì. Noi abbiamo attivato anche su questo dei percorsi con le nostre, con l'aiuto ovviamente di istruttori di Nord Walking, che gratuitamente, volontariamente, 2 giorni alla settimana presso la Badia di Fiastra accompagnano le nostre pazienti operate al seno in passeggiate o Nord Walking. Devo dire che questo percorso ci sta dando grossissime soddisfazioni. È un'attività fisica. Bella iniziativa anche questa, ecco. Noi cerchiamo di essere vicino ai nostri pazienti, assolutamente. Magari non sempre ci riusciamo, ovviamente è giusto anche ricevere le critiche, perché le critiche arricchiscono e ci fanno crescere, però noi siamo presenti. Bene, bene. Quindi è importante, insomma, adesso ritornando alla dieta, insomma, l'attività fisica è importante sia per la prevenzione sia per le pazienti che sono state operate, insomma, pazienti o pazienti. Insomma. Assolutamente. Immagini, ecco, che se una donna riesce a mantenere il suo aspetto fisico magro, una donna operata al seno, vuol dire avere pochi ormoni. Il tumore della mammella è un tumore collegato con la produzione ormonale, ecco perché l'obesità purtroppo favorisce l'insorgenza di questa malattia. Quindi se dopo l'insorgenza di questo tumore della mammella, oltre alle classiche terapie, terapie mediche, a volte anche le terapie ormonali che la donna deve fare per 5-10 anni, istruiamo la donna a perdere peso, comunque rimanere magra e fare attività fisica, aiutiamo il corpo anche a reagire, perché indubbiamente il corpo viene colpito da queste forme di malattie in maniera importante anche dal punto di vista psicologico, ma soprattutto ridurre in maniera sensibile il rischio di ricaduta. Bene, ecco. Lei, dottor Pellagalli, quale messaggio vorrebbe mandare, insomma, alle pazienti, insomma, alle donne? Ma io direi che il messaggio più immediato, più importante, rimane sempre comunque quello della prevenzione. Anche se la prevenzione, in questo caso, nel tumore dell'ovaio, può essere un pochettino più difficoltosa. Sicuramente quello di fare un controllo annuo è un buon sistema, quindi fare un controllo in cui viene fatto un regolare pap test, ma soprattutto un'ecografia transvaginale. L'ecografia transvaginale ci consente sia di identificare le problematiche dell'utero, ma soprattutto quelle dell'ovaio. Noi ci siamo dotati di un gruppo di ecografiste veramente molto valide che operano all'interno del PDTA dell'ovaio, dottoressa Martino, dottoressa Aurici, che sono specificatamente incaricate di valutare questa patologia ovarica ad altissimo livello. Ma quello che voglio dire è che comunque anche un ecografista, diciamo, normale può avere immediatamente il sospetto. Quindi la prevenzione più importante per il carcinoma dell'ovaio è: uno, essere consapevoli di avere una famiglia positiva per questo tipo di rischio. Quindi essere consapevoli significa sapere che questa malattia ci può colpire. 2, fare un controllo annuo fatto bene con una visita completa che ci metta al sicuro almeno nel periodo che intercorre fra una visita e l'altra. Questo penso che sia la cosa migliore che noi possiamo indicare alle nostre pazienti. Bene, ora noi ci fermiamo per un'altra piccola pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco sempre con il dottor Pellagalli e il dottor Battelli per parlare del tumore ovarico e, come di consueto, nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Dental Coop, il sorriso è per tutta la famiglia. Affidati ai nostri esperti per una consulenza personalizzata e per ogni tipo di cura, sia patologica che estetica. L'eccellenza nelle cure odontoiatriche a condizioni chiare e vantaggiose. Modalità di pagamento personalizzate. Aperti anche il sabato. Vieni a trovarci nelle nostre sedi di Ancona, in quella di Jesi o nella sede di Monte Cassiano.
prenota subito la tua visita. Fai vincere il benessere. Scegli Valle Bio. Prodotti biologici ad Ancona, zona Baraccola. Valle Bio è supermercato con prodotti biologici, ortofrutta fresca, alimenti dietetici, macrobiotici per celiaci e intolleranti. È erboristeria e tanto altro. Con un forno interno si produce una vasta gamma di pane e prodotti di pasticceria con farine biologiche integrali e di grani antichi a chilometro zero. C'è anche l'angolo gastronomia, sempre di produzione interna. Catering, forniture per feste aziendali e private. Su vallebio.it trovi tanti prodotti in offerta, da spedire in tutta Italia. Valle Bio Prodotti Biologici, vicino al centro commerciale Mirum, via Valenti 1, zona Baraccola, Ancona. Fai vincere il benessere. La salute prima di tutto. Una visita e un controllo aiutano a prevenire le malattie, a vivere più a lungo, a trascorrere sereni la propria età matura. Per questo, da 20 anni, il Centro Diagnostico e Riabilitativo Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, ti accoglie nella grande sede ambulatoriale, avvalendosi di un'equipe di medici specialisti altamente qualificati, che vantano una consolidata esperienza. Associati Fisiomed si trova in via Natali 1, a Sforza Costa di Macerata.